Dai, non dirmi che almeno una volta nella tua vita non hai preso in giro noi italiani per tutti i gesti che facciamo. Se non ci hai preso in giro, di sicuro hai provato a imitare qualcuno dei gesti più comuni per ridere un po' con i tuoi amici. È vero? La gestualità è molto importante per noi italiani. È diventata un nostro carattere distintivo. Ma perché gli italiani gesticolano? Quali sono le ragioni per cui decidiamo di usare così tanto le mani e i gesti mentre parliamo? C'è stato un tempo in cui non si usava nessun gesto nei discorsi? Ciao, io mi chiamo Susanna e ti do il benvenuto sul canale YouTube di Arcos Academy, la scuola di italiano online per studenti stranieri. Ricordati di iscriverti al canale e di visitare il mio sito www.arcosacademy.com per scegliere il metodo più adatto per te per imparare l'italiano. E ora vediamo di trovare una risposta alle domande che ho posto qualche minuto fa. Having a hard time learning the Italian subjunctive verb mode? Have you been studying Italian grammar for a while now, but are still unable to hold a conversation? Don't worry, these difficulties can be easily overcome with a constant method, like the Accademia that Arcos Academy offers. The Accademia will accompany you step by step in your Italian learning path by following four key points. Boost your grammar. Improve your Italian listening and comprehension skills. Check with exercises. All with consistency, but at your own pace. What about speaking? With Accademia, you can experience Italian from A to Z, and you can also improve your conversation skills. It doesn't matter if you're a beginner, intermediate, or advanced. In Accademia, you will find useful material for all levels. Join Accademia and learn Italian for real. Click on the link in the description. È così, dobbiamo prenderne atto. Noi italiani ci esprimiamo a gesti, dei prolungamenti non verbali della nostra lingua italiana. Praticamente ogni straniero conosce questa caratteristica del popolo italiano e a volte veniamo osservati in modo affascinato, altre volte ironicamente. Mentre ho sentito alcune persone di altre nazionalità ammettere di essere infastidite da tutto questo gesticolare italiano. E tu cosa ne pensi dei gesti di noi italiani? Ti fanno sorridere? Ti incuriosiscono? O invece ti infastidiscono molto? Fammelo sapere con un commento. Mi farebbe piacere conoscere il tuo punto di vista. È innegabile che i gesti di un italiano attirino l'attenzione. In alcuni casi hanno talmente incuriosito delle persone che queste hanno deciso di approfondire l'argomento. In particolare, nel 2013 il New York Times ha dedicato un articolo ai movimenti delle mani e delle dita che gli italiani compiono per accompagnare i propri discorsi. È proprio così. I gesti accompagnano la conversazione in italiano
e la maggior parte dei segni che noi italiani usiamo sono co-verbali. Cosa significa segno co-verbale? Vuol dire che quei segni sono usati per arricchire il messaggio verbale di enfasi o di informazioni sullo stato d'animo. Il fatto che i gesti italiani siano in prevalenza co-verbali non significa che non esistano dei segni autonomi. I segni autonomi possono essere utilizzati anche in assenza di discorsi parlati, in un modo che li avvicina alla lingua dei segni dei sordomuti. Ritornando all'inchiesta pubblicata dal New York Times, lo sai che il famoso giornale newyorkese ha chiesto approfondimenti sui gesti italiani a una professoressa universitaria italiana? Isabella Poggi, professoressa di psicologia dell'Università Roma III, ha calcolato l'esistenza di circa 250 gesti italiani. Non pochi, eh? Alcuni sono semplici da capire. Altre volte gli stranieri hanno qualche difficoltà nel capire il messaggio che un determinato gesto italiano vuole trasmettere. Sai cosa? Vediamo alcuni dei gesti italiani più comuni e conosciuti. Mano sulla pancia. Significa fame, essere affamato. Indice sulla guancia. Indica qualcosa che è buono, che è appetitoso. Dita che formano una pistola posizionata sulla testa. Significa disperazione, noia, stanchezza. Indice sulle labbra. Bisogna fare silenzio. Portare la mano alla fronte. Significa che abbiamo dimenticato qualcosa. Pollice e mignolo aperti con le altre dita chiuse. Significa che vogliamo telefonare o che stiamo già facendo una telefonata. Le dita della mano chiuse mentre l'indice e il medio si aprono e chiudono. Simboleggia una forbice per dire di tagliare, interrompere un discorso, una telefonata. Questo io lo uso molto con mio marito. E per terminare in bellezza, il più famoso, il più imitato, a volte anche erroneamente, il simbolo per eccellenza della natura italiana. Questo gesto viene chiamato mano a pigna, mano a cuoppo, mano a tulipano, per essere più delicati. Ha un doppio significato. Uno interrogativo e uno di critica. Se vuoi trasmettere un dubbio, una domanda, la mano a pigna oscilla una volta nei confronti dell'interlocutore. Oppure
alcune volte rapidamente. Esprime cosa vuoi, che vuoi. L'atteggiamento di critica prevede che la mano a pigna si muova più lentamente e può essere tradotta verbalmente con «Ma che cosa dici? Ma che stai dicendo?» Lo sai che la mano a pigna è diventata addirittura parte delle emoji? Un imprenditore italiano di Amalfi ha proposto al consorzio Unicode di inserire tra le emoji esistenti anche l'italianissima mano a pigna. Nel luglio del 2020 è diventata a tutti gli effetti una emoji. Controlla se è presente nel tuo cellulare. Ok, va bene, l'abbiamo capito. Ci sono tanti e diversi gesti che gli italiani usano come supporto alle conversazioni orali e molti di questi sono diventati famosi in tutto il mondo. Ma quando è nata questa gestualità italiana? Ci sono due teorie. Alcuni studi indicano l'origine della gestualità italiana nella colonizzazione dell'Italia meridionale da parte del popolo greco. Le città dell'antica Magna Grecia erano veramente popolose, talmente piene di gente che era quasi impossibile farsi notare. Si dice che le persone iniziarono a gesticolare proprio per farsi notare e farsi capire meglio. Questa è una teoria. Secondo altri studiosi, invece, la nascita della gestualità italiana è stata causata dalle invasioni straniere a partire dal XV secolo. La penisola italiana fu invasa da francesi, spagnoli, austriaci e gli abitanti del bel paese furono costretti a trovare un nuovo modo per comunicare senza farsi capire dai soldati stranieri che occupavano le città e i villaggi. Nacquero gesti legati al cibo, ai movimenti, alle opinioni, ai giudizi, tematiche che dovevano rimanere nascoste per evitare eventuali ingiustizie. Anche se gli italiani sono indubbiamente i padroni assoluti dei gesti non verbali, in realtà ogni popolo impara ad esprimersi in primis con i gesti. Secondo alcuni ricercatori dell'Università di Barcellona, i neonati sanno coordinare l'espressione vocale e i gesti ancora prima di iniziare a parlare. Uno dei gesti più comuni di ogni bambino è quello di puntare il dito. Altri ricercatori della San Francisco State University hanno invece collegato i gesti e la risoluzione dei problemi, scoprendo che i bambini che gesticolano di più riescono a svolgere meglio alcune attività. Gesticolare è un modo di scaricare l'ansia o il peso dei processi cognitivi sulle mani. Potremmo dire che è un modo per alleggerire il nostro cervello.
Parliamo ora del tuo punto di vista, del punto di vista dello studente. Secondo te, si impara meglio se l'insegnante gesticola? Anche se non ce ne rendiamo conto, gesticolare aiuta la nostra memoria a fissare meglio nella mente i concetti. Partendo da bambini, quando abbiamo imparato a contare sulle dita, fino ad arrivare all'età adulta, la fisicità, i movimenti, aumentano le nostre probabilità di ricordare. Ma quindi questo vuol dire che tutti gli insegnanti devono essere italiani? Beh, ovviamente no. Ma quando impari una nuova parola italiana, prova ad associare alla pronuncia anche un movimento, un gesto che ti aiuti a fissare nella mente quello specifico termine. E chissà, magari ti sentirai anche un po' di più italiano, abituandoti ad esprimerti con i gesti.